Sono contento di potervi accogliere questo... Ricomincio, dai. No? Sono molto contento di potervi accogliere in questa bellissima galleria di Bergamo con l'inaugurazione del progetto Ritratti, che da Brescia arriva fino a qua, all'interno dell'anno della cultura, perché lì nasce come progetto della cooperativa di Bessimo. E io non so, penso abbiate già fatto tutti il giro, quindi non mi dilungherò molto. Comunque il significato di questo progetto è ragionare insieme sull'identità personale collettiva, nel senso che tra queste persone ci sono ospiti e operatori della cooperativa di Bessimo, e quello che chiediamo noi alle persone che visitano la mostra è: riuscite a distinguere gli uni dagli altri? E è molto difficile fare una distinzione, questo è il senso del progetto. Chi è chi, chi fa cosa, ha importanza? No, siamo tutti uguali di fronte all'obiettivo della macchina fotografica, e ci auguriamo anche in generale nella vita di tutti i giorni, no? E quindi, insomma, ecco, brevissima introduzione, e quindi vi ringrazio. Elena Fassegni, però... Sì, so che doveva anticipare... Io devo... No, tocca a te. Tocca a me. Io ho avuto la fortuna anche di visitare questa mostra, di partecipare in parte alla sua realizzazione, di conoscere moltissime delle persone che sono fotografate e immortalate. Ho scelto parte di questi ritratti. Il messaggio, anche attraverso questo tipo di comunicazione, questo canale, questo stile di arte, perché di arte si tratta, a me ha dato particolare soddisfazione il fatto che fosse esteso anche agli ultimi, a quelli dove invece in quel momento, per quella giornata, sono diventati i protagonisti, si sono sentiti tale, hanno condiviso le loro emozioni anche nel prepararsi ad essere immortalati, sapendo di doverci mettere la faccia, senza una reale conoscenza dell'obiettivo. Quindi il fatto di poterli vedere, di poterli mostrare, e anche per loro è stato davvero orgoglioso sapere che tante persone li guardavano con gli occhi di una foto, di un'immagine, cercando di cogliere non tanto il tipo di dipendenza o chissà, ma la persona e l'emozione che arriva dalla foto scattata, che può essere stata la gioia piuttosto che l'emozione del momento. Quello spero che arrivi anche a voi, perché davvero anche la cooperativa, rispetto a il lavoro sullo stigma e sul riconoscimento dell'unicità dei protagonisti della mostra, fanno la differenza e sono un obiettivo che noi cerchiamo davvero di perseguire. Quindi io vi ringrazio, mi scuso nuovamente per il ritardo, giuro ero partita in anticipo, e non so se anche Giovanni vuole... se anche Giovanni, che insomma è il mio precedente, insomma, rappresenta e rappresenterà il neo ex presidente, neo e il nuovo, sì. Sì, no, due parole, però mi raccomando. Due parole sono Giovanni Giocatelli, sono l'ex presidente della cooperativa di Bessimo. A me piace sottolineare il fatto che come cooperativa da un po' di anni, grazie anche a Francesco, che è un importante acquisto che abbiamo fatto qualche anno fa, diverso dai soliti acquisti che facciamo di educatori, psicologi, abbiamo preso Francesco, che è un giornalista, insomma, e quindi ci sta aiutando a curare un po' tutti gli aspetti della comunicazione, dell'immagine della cooperativa. Questa iniziativa qua è un tentativo di usare un linguaggio diverso, un linguaggio artistico, un linguaggio meno caratterizzato dal tema sociale, sfiga, insomma, scusate il termine, problemi, devastazioni sociali, ma parlare comunque di questi temi qua con un linguaggio più leggero, più artistico, perché pensiamo che parlare di questi argomenti, confrontarsi con i volti di queste persone che comunque sono all'interno di un percorso rivelativo, possa aiutare, come diceva Elena, un po' a ridurre un po' quello stigma e a pensare che il consumo di sostanze, lo sviluppo di dipendenze
sono situazioni che possono capitare nella vita di ognuno di noi, dei nostri cari, dei nostri familiari, che quindi è importante che riusciamo a trasmettere il fatto che si possa capitare nella vita di avere un'esperienza di questo tipo qua e si può uscirne, insomma, senza doversi abbassare a situazioni che negli anni passati hanno caratterizzato alcune comunità o alcune storie di dipendenza, ancora oggi comunque quando si parla di dipendenza molto spesso si dice la persona deve toccare il fondo prima di rialzarsi. Noi pensiamo che rimanga persona anche quando usa sostanze, che non è necessario che tocchi il fondo, che può comunque rialzarsi o comunque cambiare, fare scelte di protagonismo diverse. Questo, il tentativo di questa mostra è parlare di questi argomenti con un linguaggio un po' diverso. Grazie. Grazie, ringraziamo chiaramente il Comune di Bergamo e l'assessore Marcella Messina, che adesso ti chiamo a parlare perché tocca a te, perché senza con l'appoggio del Comune tuo non saremmo mai riusciti a organizzare qui a Bergamo, e quindi grazie davvero e ti lascio la parola. Sono io a ringraziare voi e devo dire che sono contenta di avere qui in questo borgo, in questo luogo bello, i quadri e i ritratti, soprattutto i volti delle persone che operano nella cooperativa Bessimo. E questo lo dico perché la cooperativa Bessimo, ci tengo a sottolinearlo anche qui, con noi c'è Elena Carnevali che ha preceduto il mio lavoro come assessore qualche anno fa e sa che cosa vuol dire lavorare per la grande nominazione, per lavorare per quella che viene definita la bassa soglia, lavorare in quei servizi davvero dove arrivano gli ultimi che in realtà per noi che lavoriamo nel sociale sono le prime persone a cui prestare attenzione. Cooperativa Bessimo nel nostro comune, ci tengo a spiegarlo, a raccontarlo, lo fa da sempre con un camper, che è quello che si vede nella zona dell'autolinea, e con un lavoro che si occupa di raccogliere anche le siringhe. A volte dico, se non ci fosse la Bessimo non avremmo tutta quella situazione che oggi lì, soprattutto anche ultimamente con quei dati in crescita del consumo di sostanze. Ma soprattutto da qualche anno ci abbiamo creduto, ci ha creduto la Bessimo in primis, perché era anni che provava a costruire questa possibilità per la nostra città, forte dell'esperienza maturata negli altri capoluoghi, in altri comuni, abbiamo aperto un drop-in. Che cos'è un drop-in? Il drop-in è un servizio di riduzione del danno. Guardate bene, non vuol dire che risolviamo o che si risolve il problema delle dipendenze da droga, da sostanze, ma riduciamo il danno. Un po' ridurre il danno, la riduzione del danno è per la persona, ma anche per la città, perché è per la comunità che sa che se c'è un presidio di riduzione del danno può orientare lì la persona in difficoltà anche da dipendenze, ok? Ed è un tema del quale magari non parliamo, perché non se ne parla, ma che c'è, perché i dati di sostumo di crescita legate al sostume di sostanze sono in forte aumento. Questo tema, io ci tengo a sottolineare, sarebbe di competenza strettamente regionale, perché il tema sociosanitario è un tema regionale. A volte sappiamo, lo vediamo anche come cooperativa Bessimo, che si usufruiscono dei bandi regionali che però hanno periodi di tempo in cui non c'è più finanziamento. Ecco, credo che questo sia per noi un tema centrale, perché un servizio come il drop-in strutturato, in cui abbiamo dato una sede, debba risentire di questa modalità di erogazione di continuità, vuol dire poi rischiare di interrompere il servizio. È partito nel 2020, quando c'era il Covid, il Comune addirittura in quel periodo poteva, l'emergenza Covid ha slittato le competenze in modo significativo e siamo riusciti a avere infermiere, che non è di competenza comunale, ma in quel periodo l'abbiamo fatto. Adesso la parte sanitaria affidata ai medici volontari anche della Bessimo, ma è fondamentale che quel servizio abbia una sua continuità, una sua identità e soprattutto le competenze anche sanitarie che sono necessarie, non legate solo al mio cuore, che è fondamentale ma non basta. Ecco perché io credo che dare voce, dare volto alla Bessimo voglia dire questo, in un mondo dove il problema della dipendenza non è così evidente perché non siamo in zona autolinee, è comunque importante che la cittadinanza sappia dell'esistenza di una cooperativa che si cura della comunità, che lavora insieme al Comune e a tutte le altre realtà, perché siete all'interno comunque di una coprogrammazione, siete all'interno di un lavoro in rete con altri soggetti, perché soprattutto anche in quella zona esistono diversi operatori,
e riuscite comunque a lavorare in rete con chiaramente sempre le difficoltà e gli equilibri che vanno tenuti. Quindi qua G è un po' la festa della cooperativa, perché vuol dire che oltre ai soliti volti che io conosco, Marco, del vecchio, ci sono tanti operatori che costruiscono un po' la storia e le competenze di cooperativa del pessimo, che ha proprio questo come core e come mission. Quindi grazie. Ecco, in chiusura vi porto i saluti di Pietro Arrigoni, che è il fotografo che ha scattato le foto che vedete qui esposte, e di Veronica Cirelli, che è la ragazza che ha realizzato i contenuti multimediali. Entrambi non potevano venire, Pietro è in Giappone contestualmente, quindi proprio era impossibilitato a esserci. Li ringraziamo anche loro, è stato un grande lavoro in realtà di rete, diciamo così, tante competenze messe insieme, e questo è il risultato. Quindi grazie al Comune di Bergamo, grazie a Marcella Messina, grazie anche ad ATS Bergamo per il sostegno, se ancora non avete fatto il giro, mi raccomando, c'è la sorpresa finale, e vi ringrazio. Grazie, grazie di essere venuti, grazie.